sono arrivata per seguire un master subito dopo la laurea e lì mi sono fermata poi, sono stata assunta in un tour operator, ho lavorato nell'incoming per un bel po' di anni. Quindi mi sono occupata di tutto ciò che riguardava l'incoming in Italia. Come tutti i ragazzi adolescenti, ma poi maggiorenni, c'è la voglia di tornare, di scappare dal posto in cui si nasce, soprattutto perché era un paese piccolino, San Marco, insomma. Io sono di San Marco, paese piccolo, e volevo fare un'esperienza fuori, volevo andare via da casa. E sono andata, ho avuto la fortuna, i miei genitori mi hanno fatto studiare fuori, quindi è stata questa la spinta, diciamo, ad emigrare. E poi ovviamente sono rimasta fuori per ben 18 anni per motivi di studio e lavoro. Sono tornata perché quando si sta fuori per tanto tempo poi ci si rende conto di quello che effettivamente si ha. Inizia a cambiare un po' il modo di pensare e si ha sempre più nostalgia del posto in cui si è nati. Avevo nostalgia di casa, avevo nostalgia della mia famiglia, ma soprattutto volevo investire a Castellabate, mettendo, diciamo, anche a disposizione degli altri l'esperienza che io ho avuto stando fuori. Allora, io nel turismo qui nel nostro comune lavoro da circa 5 anni e quello che posso dire sicuramente è quello che ricordo rispetto al turismo di quando ero piccola e quello che sto vedendo in questi anni. Sicuramente grazie al film, quando si parla di Castellabate non si deve fare tutto, diciamo, non si deve dire Castellabate a sud di Napoli, insomma non si deve individuare Castellabate come punto geografico. È molto più semplice, le persone lo conoscono e sicuramente miglioramenti ci sono stati, sicuramente abbiamo avuto molti più turisti nel corso di questi anni e sicuramente le cose stanno andando a migliorare, ovviamente grazie anche a tante iniziative delle amministrazioni comunali. Di non avere paura e di non scoraggiarsi, perché le difficoltà ci sono tante, soprattutto nei territori come i nostri. Però non bisogna mai scoraggiarsi, è importante avere un'idea e mantenere fede a questa idea e andare avanti.